Allora, ecco qua, questa ventola alimentata USB appena fatta, destinata alla base di un laptop. Questa è la connessione non particolarmente gradevole dal punto di vista estetico, ma efficace, che connette il connettore della ventola con un cavo USB, da stampante peraltro, che ho tagliato. Questa è la prolunga che va nel PC. Per semplificare le cose, adesso colleghiamo la ventola con un po' di pazienza, vista la mano sola, ed ecco che parte. Tra l'altro, la ventola è collegata ad un comodissimo regolatore di velocità. La ventola, dicevamo, è destinata alla base di un laptop per raffreddarne i componenti durante l'estate. Costo della base 3 euro da IKEA, per chi interessasse. Il tutto decisamente economico e semplice da realizzare.